finisce nei guai per un video su YouTube. Un minorenne di Altopascio è stato denunciato dalla squadra mobile per istigazione a delinquere. Accogliamo i turisti a musei aperti. Anche per quest'anno le strutture del comune di Lucca saranno aperte per il weekend pasquale. Definitivo il cartellone del 15° Summer Festival, ma siamo proprio sicuri, Mimmo D'Alessandro potrebbe avere in testa il colpo dell'ultimo minuto. Si è chiusa oggi la 14ª Jazzam Cup Memorial Corsi per le giovani dell'Arca, 2 quarti posti finali. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, è finito nei guai un minorenne di Altopascio che utilizzava internet in modo assolutamente improprio. Nel nostro primo servizio vediamo di che cosa si tratta. Forse una goliardata o semplicemente la voglia di far vedere ai compagni di classe di essere uno giusto, ma per un giovane minorenne di Altopascio il video caricato su YouTube costerà caro. Attraverso il monitoraggio dei siti internet sospetti era emerso che un giovane aveva caricato su YouTube alcuni filmati inerenti operazioni di polizia fatte congiuntamente da squadra mobile e polizia municipale di Altopascio. In questi video, oltre ad inneggiare al consumo di droga, si era fatto riprendere con una pistola. Usando uno pseudonimo aveva inserito frasi oltraggiose nei confronti della polizia, dei carabinieri e dei vigili urbani. Gli investigatori della questura e della polizia municipale di Altopascio si erano messi ben presto al lavoro, cercando qualche indizio che facesse individuare il giovane resosi autore della bravata, soprattutto perché in ballo c'era una pistola evidentemente senza tappo rosso, come si poteva ben vedere dai video incriminati. Partendo dal nickname usato, ben presto si è riusciti a dare un nome ed un volto all'autore, un 16enne residente in centro ad Altopascio. D'intesa con la Procura della Repubblica, i due comandi hanno effettuato una perquisizione congiunta che ha consentito di rinvenire la pistola incriminata, per fortuna una semplice pistola d'aria compressa di proprietà del padre, oltre al cappellino e allo scooter parzialmente ritratti nei medesimi video. Il ragazzo incensurato è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso i minori di Firenze per istigazione a delinquere e oltraggio a corpi amministrativi dello Stato. Durante la perquisizione è stato sequestrato al padre un fucile sempre ad aria compressa su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Laddove la perizia dimostrasse una potenza superiore a 7,5 joule, il detentore rischia a sua volta una segnalazione all'autorità giudiziaria per omessa denuncia di arma. La squadra mobile, sezione reati contro il patrimonio, al termine di complessi accertamenti è riuscita a dare un nome ed un volto al graffittaro che da tempo imbratta la zona dentro Porta San Pietro in città, partendo dal tag, ovvero dalla firma che i graffittari immancabilmente lasciano a margine di ogni loro opera d'arte. La squadra mobile è riuscita a denunciare un ventenne lucchese nulla facente. Il giovane si era anche vantato su Facebook di aver imbrattato e danneggiato muri, vetrine e gli interni dell'esercizio commerciale che in via San Girolamo è sempre aperto e che ospita macchinette distributrici di bevande e merendine. Oltre ad una pena detentiva, peraltro aumentata da un recente pacchetto sicurezza del governo, proprio per contrastare più efficacemente l'inciviltà urbana, il ventenne rischia anche un cospicuo risarcimento danni nei confronti dei danneggiati. E per tutto il weekend pasquale le strutture del comune di Lucca saranno aperte. Vediamo quali sono nel nostro prossimo servizio. Saranno aperti e visitabili dalle 10 di mattina fino alle 18 tutte le strutture del comune di Lucca: l'Orto Botanico, il Museo del Fumetto e dell'Immagine, il MUST, Museo della Città, la Torre Guinigi e la Torre delle Ore. È ormai consolidato che negli ultimi 4 anni Lucca si apre ai tanti turisti previsti nel weekend di Pasqua, un impegno che l'amministrazione comunale si prende per mantenere la città aperta ed ospitale all'avvio della stagione turistica, che per tradizione inizia proprio nel periodo pasquale.
Sarà aperta anche, grazie al lavoro della Fondazione Giacomo Puccini, la Casa Natale del Maestro e molti altri musei privati faranno la propria parte. I dati del weekend Pasquale 2011 lasciano pensare che la scelta del comune sia azzeccata. Furono infatti oltre 5.200 i visitatori delle due torri Guinigi e delle Ore, un numero che non ha eguale negli ultimi anni, e quasi 7.000 visitatori nelle strutture del comune. Saranno aperti a visitatori anche il Museo di Arte Contemporanea Lucca e la mostra di Chagall a cura dell'Associazione San Cristoforo. E se museo e giardino botanico saranno a disposizione dei lucchesi e dei turisti che arriveranno a Lucca, discorso diverso per i negozi. Vediamo perché nel nostro prossimo servizio. Chiusure fai da te anche nel comune di Lucca. Dopo la recente sentenza del TAR che aveva accolto la richiesta di sospensiva nei confronti delle ordinanze dei sindaci della Toscana in merito alle chiusure domenicali e festive, è confusione tra chi intenderà restare aperto e chi invece vorrà chiudere. Sì, perché il Comune di Lucca, d'accordo con le associazioni di categoria dei sindacati e dei consumatori, aveva varato un calendario che metteva alcuni capisaldi con le chiusure obbligatorie su tutto il territorio comunale per le festività del 1 gennaio, della domenica di Pasqua, del lunedì dell'Angelo, del 1 maggio, del 15 agosto e del 25 e 26 dicembre. Alla vigilia della festività santa non è ancora chiaro chi resterà aperto e chi no in centro storico, e la cosa, a dire il vero, dovrebbe interessare più i commercianti e chi lavora nei negozi che moltissimi turisti che sono previsti per la Pasqua e di lunedì del Pellegrino, perché da sempre l'unione fa la forza e solo pochi commercianti aperti, magari in punti distanti uno dall'altro, potrebbe non portare a quell'opportunità di lavoro supplementare che è tanto ricercata in questo momento di crisi. Intanto Esselunga e Coop chiuderanno i propri ipermercati, un segno di come anche la grande distribuzione non si sia ancora abituata alle nuove opportunità delle liberalizzazioni, ed anche andando fuori provincia, il colosso dei Gigli di Prato chiuderà i battenti domenica e lunedì. A questo punto sarà da vedere se i commercianti lucchesi andranno contro la tendenza generale. E per tutti i lucchesi che intenderanno passare il weekend pasquale in giro per l'Italia, ci sarà un'amara sorpresa. Vediamo quale nel nostro prossimo servizio. Comune che vai, tassa che trovi. Si potrebbe riassumere così quanto anche i nostri concittadini si troveranno di fronte in giro per l'Italia nel prossimo weekend. Dopo i rincari record dell'ultimo mese dei carburanti, ecco che a frenare ulteriormente la voglia di spostarsi, anche solo per un fine settimana, ci si mette la tassa di soggiorno. Sì, perché nell'analogo periodo dello scorso anno erano solo 6 i comuni italiani che avevano immesso la tassa di soggiorno, ma la crisi di liquidità dei comuni fa i sindaci ladri, ovviamente con le virgolette del caso. Nel 2012 sono infatti 479 i comuni italiani che si fanno pagare per essere visitati, o meglio pernottati. In alcuni casi si tratta di veri e propri oboli, 50 centesimi di euro, che equivalgono a coppia al costo medio di un caffè, insomma inezie. Ma in altri la gabella è ben più salata. Chi sceglierà infatti di farsi avvolgere dal clima religioso e si recherà a Roma, si troverà sul conto di una doppia a debitare a notte 6 euro, così come per Firenze e Venezia, a Torino poco più di 5 euro, cifre all'apparenza di poco conto, ma se calcolata ad esempio sulle ferie estive ci si renderà conto che in fondo a una vacanza di una settimana, ad esempio a Capri, si perderà l'equivalente di una cena di pesce, 45 euro appunto. Non che all'estero le cose vadano meglio, fatta eccezione Parigi, che costa solo 83 centesimi al giorno. Dal prossimo anno Berlino, ad esempio, si doterà di un criterio ancora diverso, si verserà il 5% del costo del pernottamento. È stata inaugurata stamattina in via Donaldo May, nel centro di Capannori, la nuova sede del Circolo della Piana di Lucca di Sinistra Ecologica Libertà, alla presenza del coordinatore regionale del partito Giuseppe Brogi e alla coordinatrice provinciale Tania Lari. La sede è stata arredata con materiali di recupero. Nell'idea del coordinatore del circolo Alberto Pellicci, la nuova sede dovrà essere luogo di incontro e di dibattito ed un mezzo per riportare la politica a contatto con la società. Già durante l'inaugurazione è intervenuto Carlo Iozzi dell'RSU della Fabio Perini, che ha illustrato la situazione dei lavoratori della Piana di Lucca e le problematicità cui si potrebbe andare incontro con le politiche sul lavoro proposte dal governo Monti.
E i cittadini di Capannori saranno presi a campione per l'Istat per verificare i dati del 15° censimento della popolazione. Il servizio. Dopo Pasqua, 565 famiglie residenti in 7 frazioni del territorio di Capannori, per un totale di 1.355 persone, saranno interessate da una rilevazione straordinaria e casuale relativa al 15° censimento della popolazione che si è concluso lo scorso 31 gennaio. Capannori è infatti stato scelto dall'Istat come municipio rappresentativo assieme ad altri 255 comuni in Italia, tra cui in provincia Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana. La rilevazione, che partirà l'11 aprile e terminerà il 31 maggio 2012, interesserà alcune zone della frazione di Capannori, capoluogo, Maerlia, Segomigno in Monte, Gagnano, Torringo, San Ginese di Compito e Ruota. La rilevazione sarà svolta esclusivamente porta a porta da parte di rilevatori comunali incaricati e identificabili con un tesserino Istat vidimato dal comune. Non ci sarà la possibilità di altre compilazioni come via internet o alle poste. La consegna e la raccolta avverrà infatti sempre ad opera dei rilevatori con l'assistenza degli uffici di Piazza Aldo Moro. Il comune invita pertanto i cittadini interessati di prestare la massima collaborazione, agevolando il compito del personale incaricato per la compilazione del questionario, che sarà ridotto rispetto a quello del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio censimento comunale o direttamente sul sito internet del comune. Sono 2 i posti disponibili a Capannori per il servizio civile regionale. I ragazzi che verranno selezionati parteciperanno al progetto Magicamente Nido all'asilo nido comunale Il Grillo Parlante in via Guido Rossa. Lo prevede l'apposito bando che scadrà il 27 aprile, pubblicato dal Centro Nazionale per il Volontariato. I volontari agiranno in stretto raccordo con il personale educativo, partecipando a tutte le attività che si svolgono all'interno del nido, dai momenti così detti di routine, pasto, cambio, sonno, al gioco libero e alle attività più strutturate di pittura, manipolazione, psicomotorie, fino ai progetti didattici volti al potenziamento dei livelli di autonomia del bambino e alla realizzazione di iniziative specifiche. Sembra definitivo il cartellone 2012 del Lucca Summer Festival, ma negli ultimi anni il promoter e direttore artistico Mimmo D'Alessandro ha messo a segno più di un colpo a sorpresa. Vediamo. Il cartellone del 15° Lucca Summer Festival, salvo colpi di coda dell'ultima ora, ai quali peraltro Mimmo D'Alessandro ci ha abituato, non dovrebbe più cambiare. Un programma, come di consueto negli ultimi anni, improntato sulla differenziazione di generi per andare incontro a tutti i palati musicali. E allora andiamo a vedere cosa ci aspetterà per questa estate di concerti in Piazza Napoleone. Come per la passata edizione, i concerti saranno 11, anche se per il 2011 previsti 12, ma con la prematura scomparsa di Amy Winehouse, l'organizzatore non riuscì all'ultimo tuffo a portare il principe del pop a Lucca, tentativo non andato a buon fine anche per quest'anno peraltro. Un cartellone 2012, come dicevamo, vario e di altissimo livello. Per gli amanti dei classici ci saranno Tom Petty and the Heartbreakers, i Toto e Roger Hodgson dei Supertramp. La musica italiana sarà rappresentata da Laura Pausini e Franco Battiato, oltre a Giorgia, da sempre sensibile alla piazza lucchese, che si esibirà in duo con Tony Bennett, una leggenda della musica americana. Indotte dalla passata edizione, grande attesa per i Blink-182, ma anche per il garage rock dei Kasabian e per la forza prorompente di Beth Ditto e di suoi Gossip, una delle voci più incredibili del panorama indie rock mondiale. Ci sarà anche il gradito ritorno di Norah Jones, unica data italiana, e per i nostalgici degli anni 80, quei Duran Duran che facevano impazzire le folle di ragazzine che avrebbero fatto di tutto per sposare Simon Le Bon. Insomma, un cartellone per tutti i gusti, ma chi ben conosce il promoter e padrone del Summer Festival, Mimmo D'Alessandro, non può dare per chiuso al 100% il programma del festival. E adesso una breve sigla e poi la pagina sportiva.
Ben ritrovati con la pagina sportiva, si è conclusa oggi la 14ª edizione della Gesam Cup Memorial Danilo Corsi, ma vediamo com'è andata per le due squadre dell'Arcantea impegnate nel torneo. Il servizio. Siamo alla giornata conclusiva di questa Gesam Cup, una bella manifestazione, una manifestazione che fa bene a questo sport. Ecco, veniamo a quella che è un po' la nostra realtà, l'Arcantea, confrontarsi con squadre più blasonate, con un grandissimo spessore, Menzana, Virtus. Cosa può comportare per i nostri giovani? Una crescita esponenziale, immagino, magari anche come voglia di crescere e di migliorare, no? Ma sicuramente adesso siamo a una fase in cui, avendo ripreso a rifare per bene il settore giovanile, diciamo qui a livello della provincia di Lucca, restiamo, come posso dire, non dico dominando i campionati, ma comunque riavendo un vertice verso l'alto. Quindi è giusto provare a confrontarci, anche a vedere a che punto siamo a livello anche nel panorama nazionale, per vedere dove è che dobbiamo ancora migliorare per poter raggiungere quello che poi un tempo è stata la Pallacanestro Lucca, perché poi aver avuto nel passato, ma anche tutt'oggi, dei giocatori che poi giocano in prima squadra è scaturito proprio dal fatto di aver avuto un settore giovanile di un buon livello che ci ha permesso di confrontarci durante tutti questi anni anche con le squadre a livello, di livello nazionale. Quindi invitare qui Menzana Siena, Virtus Bologna, ma anche Prato e quant'altro, ci permette di vedere a che livello sono le altre società, come lavorano, vedere che materiale ci hanno e soprattutto anche confrontarci con le metodologie di lavoro degli insegnanti, degli istruttori, perché sia un confronto non solo per i nostri atleti ma anche per gli istruttori e per tutto il nostro movimento, e questa è la cosa più importante. Ecco, e a che punto siamo allora, visto che siamo alla fine, si può tirare anche un minimo di consuntivo finale, no? Ma diciamo che se l'anno scorso, fino a 2 anni fa, eravamo qui sulla sottostrada, no? Come per dire, avevamo imboccato la strada, eravamo al casello, beh, ora abbiamo già iniziato a percorrere un pochino la sottostrada e siamo già un pochino più avanti, però di lì poi a andare più avanti ancora, diciamo, ce ne vuole sempre un po'. Siamo sempre in una fase di lavoro, di miglioramento, bisogna ricercare ancora maggiore, cioè i nostri istruttori devono migliorare ancora di più nella metodologia, in tutto quello che sono le mancanze che hanno i nostri ragazzi. Quindi migliorare il reclutamento, migliorare la voglia di stare in palestra, migliorare tutto quello che è importante che per poter ritornare a avere poi soprattutto ragazzi, per poterli avere nelle categorie quelle prossime e successive. Terminato il proprio girone di Serie C Toscana al primo posto, il Rugby Villaggio Lucca è chiamato all'impresa per la promozione in Serie B. Vediamo. Dopo una prima parte di stagione che ha visto la grande cavalcata del Rugby Villaggio Lucca, conclusasi con la conquista del primo posto nel girone 2 di Serie C Toscana, scatta adesso la seconda fase della stagione. Capitan Giovannico e compagni saranno impegnati su più fronti. Si comincia domenica 15 aprile, data in cui avranno inizio i playoff per la promozione. Alle ore 15.30 al campo numero 2 dell'Acquedotto sarà di scena il Val di Sieve Rugby, formazione seconda classificata del girone 3. In caso di vittoria, Lucca accederà alla fase interregionale, in cui si dovrà confrontare con le migliori squadre del centro Italia per poter avere accesso alla Serie B. Saranno sfide difficilissime, perché la formazione biancorossa dovrà vedersela con squadre tra le altre del Lazio e dell'Emilia Romagna, formazioni storicamente ben più attrezzate sia dal punto di vista tecnico che economico. Lucca cercherà comunque di competere con queste potenze e di arrivare il più lontano possibile. Gli impegni proseguiranno poi nei mesi di maggio e giugno con la partecipazione alla Coppa Toscana. Sarà l'occasione per testare molti under 20 che dalla prossima stagione faranno parte a pieno titolo della prima squadra. La formula del torneo non è ancora stata ufficializzata, ma pare che si proseguirà sulla falsariga degli altri anni, con gironi eliminatori composti da 3-4 squadre, le cui prime classificate si affronteranno in semifinali e finale. Anche in questa competizione Lucca si presenterà con la prospettiva minima di raggiungere le semifinali, ma con buone chance di vittoria. E questa era la nostra ultima notizia. Dopo la sigla il meteo, mentre il prossimo appuntamento in diretta con l'informazione su di Lucca è per martedì sera alle ore 19. Vi ricordo però che potrete rivedere il TG e i singoli servizi anche sul sito di lucca.it. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata ed una buona Pasqua. Arrivederci.